è questo. Quali motivi l'hanno spinta a presentarsi in tribunale? Perché mi hanno tolto mio figlio, perché fino a che mi avevano tolto mio marito non aveva detto niente. E naturalmente, ma non voglio toccare a mio figlio, chi tu sangue di fine, io devo reagire. Gennaio 1962, Palermo. Serafina Battaglia è la prima donna a infrangere il muro dell'omertà mafiosa e lo fa per vendicare l'assassinio del figlio Salvatore. In tribunale rivela tutto quello che sa, indicando i nomi di assassini, mandanti ed esecutori. Da quel momento diventa testimone implacabile in moltissimi processi. Questo ne pensa, che fa schifo la mafia. Che ci sta a fare? Ci rizza tutto venendo, leva da coppa le malancine e mette tuo padre con l'antesta che ti stanno più meglio. Non delle tue donne, perché non lo posso stabilire se sono donne cattive, ma delle tue azioni. Leva la coppola e metteteci su un pari cornazza antiesta, la ce fai che peor. Gliel'ho detto di faccia a faccia, di fronte al giudice oggi, quindi non ne ho terrore. No, non ne ho terrore. Voleva molto bene a suo figlio. Ma per carità, non mi dicesti queste cose, lei. Ma non mi dica queste cose. Mio figlio! Ma poi che figlio? Che figlio educato? Non mi dica queste cose. Che l'educazione di figlio! In questa sua azione in tribunale, è stata appoggiata dai parenti o si è trovata sola? Parenti? Non ne ho, i miei parenti era mio figlio, parente nessuno. Mio figlio era i miei parenti, mi usa la cortesia, mi facesse annervare. I parenti. Perché? Come si sono comportati? Che cosa i miei parenti? E perché i miei parenti hanno che dividere con queste cose, non hanno che dividere i miei parenti. Con queste cose niente, se mia madre non ne vuole sentire, se le mie sorelle e non hanno paura, ma io paura non ne ho perché quello è mio figlio. Non ne avrò mai paura, in vita mia. Senta, signora, lei ha fiducia nella giustizia? Relativamente. Non perché non sono uomini di coscienza, possono fare relativamente, perché la giustizia ha bisogno la fotografia, mentre che tu ci spara. Non ci bastano le lettere, non ci basta che parla la madre, non ci bastano i testimoni. Quella divina è più di quella terrena. Quella terrena vale relativamente. Però giudice terreno ce n'è uno solo sulla terra. Uno solo, non offenda a tutti, come glielo ho detto, lo dico e lo firmo col mio sangue. Non offenda gli altri, però onesto come Terranova non ce n'è sulla terra. E noi due possiamo fare battaglia dicendo sempre la verità e con coscienza.